Sono Carolina Morace, quest'oggi abbiamo trattato all'Accademia ovviamente il calcio femminile, lo sviluppo del calcio femminile in Italia, quali sono un po' le tendenze dello sviluppo del calcio femminile. Il nostro campionato rispetto agli altri paesi europei non è un campionato di primissima fascia, diciamo che il campionato più importante è la Women's Super League, cioè il campionato inglese, a seguire la Spagna con Barcellona e Real Madrid, poi ovviamente tutte le squadre che seguono, e poi la Francia con il Lione, che è una delle squadre più titolate per quanto riguarda la Champions League. La formazione per quanto riguarda i dirigenti, i direttori sportivi è fondamentale. Io credo fortemente anche che debbano avere un'infarinatura di quello che è la tattica, di quello che sono le innovazioni tecnico-tattiche degli ultimi anni, perché devono essere in grado di valutare e la squadra e i giocatori. Secondo me il lavoro è enorme, bisogna vedere su che cosa si orienterà la federazione. Il lavoro è enorme perché il gap con gli altri paesi c'è, quindi c'è bisogno soprattutto di dirigenti che siano in grado e di far crescere la squadra, anche perché non è che si diventa professioniste soltanto perché si passa dalla qualifica di dilettante alla qualifica di professionista. Cioè la qualifica di professionista comporta in sé tutta una serie di cose che dovrebbe essere per me il direttore sportivo a spiegare ai giocatori. Credo che ci siano ampi margini di impiego per tante figure nel calcio femminile.